Dunque la metafisica di Aristotele è, vedremo parecchie cose qui, di cui parla Aristotele, anche se ne faremo una lettura, così come stiamo facendo, molto differente dalla lettura che viene fatta normalmente. Nel primo libro parla delle cause, perché secondo lui, le note e i commentari, infatti è scomodissimo cercare le note, andare a cercare qui dentro, probabilmente per la casa editrice che ha preferito fare due volumi, perché uno solo di reale. Sì, è la stessa. Sì, o dunque le cause, ma per conoscere qualcosa, così come occorre conoscere le sue cause, da dove arriva, in principio. Infatti lui parla sia di arché che di aitia, cioè di principio e di causa, ma spesso sono, come dire, indicano la stessa cosa. E comincia subito dicendo che tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Citare non la pagina magari, ma sì, certo. Da qui siamo all'inizio proprio. No, per esempio 980, quella lì. Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Ma intanto questo esordio potrebbe essere problematico, nel senso che è un'affermazione non necessaria. Scherzi, come fa a saperlo? Perché dice: segno ne è l'amore per le sensazioni, infatti essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, e più di tutte amano la sensazione della vista. Vabbè, questo è per i greci soprattutto, in effetti, non solo ai fini dell'azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere in certo senso a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze tra le cose. Sì, anche certo, però vediamo già da subito, e lo vedremo poi anche più avanti, come spesso le argomentazioni di Aristotele siano costruite come entimeni, e cioè come sillogismi la cui premessa maggiore è arbitraria, come questa, no? Tutti gli uomini per natura tendono a sapere. Intervistati tutti a uno, se anche fosse così non avrebbe comunque la certezza. Tutto ascoltando in genere ascoltando non sembrerebbe. Questo è tutto una traduzione. Ma è una questione questa interessante, perché buona parte delle argomentazioni muovono per giungere poi a delle affermazioni che appaiono essere certe, sicure, muovono dalla chiacchiera, no? Molti dicono che si dice che spesso viene utilizzato questo come premessa. Quindi ci dice in fondo che le argomentazioni sono costruite retoricamente, sempre, tutte. E questo ci rimanda naturalmente a ciò che stiamo facendo, no? Tutte le argomentazioni che ci hanno condotti alle affermazioni che facciamo e sono supportate da argomentazioni che sono necessariamente retoriche. Quando queste argomentazioni
retoriche diventano necessarie? Beh, quando riflettono su loro stesse, no? E cercano di intendere non la causa, come vorrebbe Aristotele, ma la condizione, anche se in effetti poi lui usa spesso anche aitia come condizione, ma come condizione necessaria, nel senso che se non ci fosse il dire, l'atto di parola, il linguaggio, allora non ci sarebbe nemmeno tutto il resto. Ma come abbiamo detto spesso, tutte le argomentazioni che vengono costruite hanno un fondamento retorico. Cioè, per esempio, nella politica, no? Nel politico di Aristotele dice che l'uomo è un animale politico. Boh, non ne sarei così sicuro, nel senso che sarebbe sempre per natura portato ad aggregarsi, portato a portato a che cosa? Qui c'è una questione che mi interessava anche porre, così, che c'entra fino a un certo punto con la metafisica di Aristotele, però anche, in effetti, ciò che da cui gli umani sono attratti sono gli enti. È come se ogni ente fosse una domanda, se ogni ente domandasse di essere dominato, di essere quindi conosciuto, certo, in questo senso lui non ha torto dicendo che il sapere, è solo che gli sfugge a che cosa serve questo sapere. No? Ciascuno è circondato da enti e ogni ente è una, è un qualche cosa che domanda di essere conosciuto, cioè dominato. Gli enti, quindi anche le persone naturalmente, no? Anche quelle sono enti. Ecco perché è così facile per gli umani essere distratti. No? Si trovano circondati da enti, ciascuno di questi enti vuole essere una domanda, anzi è una domanda, di essere conosciuto, quindi dominato, quindi controllato. E naturalmente questa distrazione distrae letteralmente dal pensiero, no? Voler essere distratti, e voler essere distratti significa volere occuparsi degli enti, no? E rispondere a questi enti volendo controllarli, volendo dominarli, e gli enti sono tanti, sono un'infinità. Basta girare lo sguardo e ce ne sono a bizzeffe. E questa necessità è insita nella struttura del linguaggio e potremmo dire nella volontà di potenza. E questo accade anche quando, per esempio, il pensiero per qualche motivo non riesce a dominare ciò che vorrebbe. Allora cosa fa? Si rivolge agli enti, si rivolge a cose che più facilmente pensa, crede di poter dominare. Diventano, come dire, questi enti in fondo sono più o meno conosciuti, no? Quindi è facile, relativamente facile, pensare di averne il controllo, di avere il dominio. E quindi ecco la necessità, no? Di interrompere, per così dire, il pensiero per rivolgersi a qualche cosa di più confortevole, qualche cosa cioè che già si conosce, perché gli enti in fondo si conoscono bene o male, no? E quindi si mette in atto questo: ciascun ente è una domanda a cui è più facile rispondere, ecco, diciamola così.
E questo dà naturalmente quella sensazione di soddisfazione e anche di piacevolezza, tutto sommato, no? Piacevolezza nel senso che è come se si rimettessero le cose a posto, ecco. Gli enti mi domandano e io so rispondere perché so cosa sono. È ovvio che questa soddisfazione che producono gli enti è poca cosa, perché cessa molto rapidamente, nel senso che si fa un gioco, certo, conosciuto, noto, eccetera, ma proprio perché è un gioco noto e conosciuto non dà una grande soddisfazione. Quindi ecco che cosa cercano gli umani, che cosa vogliono continuamente. Rispondere a questi enti che domandano continuamente, ma rispondere a questi enti in quanto conosciuti, in quanto domestici, in un certo senso, in modo da trovare una più rapida, immediata, anche se molto labile, soddisfazione. Però in alcuni casi funziona, anzi direi che per le persone funziona ininterrottamente, no? Per questo sono attratti continuamente dalle cose, c'è la curiosità, no? Che mostrano gli umani, e questa, cioè di vedere se conosco tutti gli enti, se ce n'è uno che non conosco devo in qualche modo inserirlo anche lui, no? Tra le cose conosciute. E a questo punto diventa più chiaro, intendendo la questione connessa, anzi, la questione che è la volontà di potenza, no? Diventa chiaro il motivo per cui gli umani sono sempre alla ricerca di enti. Come dicevo, gli enti sono anche le persone, naturalmente. Da dominare, da controllare, da riconoscere, no? Come qualcosa di domestico, di gestibile, di fattibile. E in fondo, il tentativo, lo vedremo tra poco, di Aristotele è in buona parte proprio questo, cioè ricondurre ciò che i presocratici avevano mostrato come l'ingestibile, l'indomabile, no? Del pensiero, ricondurlo a qualche cosa di domestico attraverso il fine, teos, no? Come già avevamo accennato, ma poi lo vedremo in modo molto più specifico. E ricondurre al teros, cioè al fine, che poi nel quotidiano si traduce in a che cosa c'è, a cosa me ne faccio, mi è utile, se sì come, no? Il volere sapere questo, cioè volere conoscere il fine delle cose. E adesso vedremo perché è così importante per Aristotele. Qui vabbè, insiste sul fatto delle cause che noi dice 25, noi riteniamo che il sapere e l'intendere siano propri più dell'arte, più all'arte che all'esperienza, e infatti dice gli empirici sanno il puro dato di fatto ma non il perché di esso, invece gli altri conoscono il perché e la causa, chi deve supportare la sua ricerca sulle cause. Inoltre dice 10, perché 10 se prima era 25, perché 981 di 10, ecco. Inoltre noi riteniamo che nessuna delle sensazioni sia sapienza, no? Qui era già il problema che aveva posto, vi ricordate, il Platone,
no? Della istesis, del sapere. Infatti, se anche le sensazioni sono per eccellenza gli strumenti di conoscenza dei particolari, non ci dicono però il perché di nulla. Non dicono per esempio perché il fuoco è caldo, ma solamente segnalano il fatto che esso è caldo. 20, di seguito, di qui, quando già si erano costituite tutte le arti di questo tipo, si passò alla scoperta di quelle scienze che non sono dirette né al piacere né alla necessità della vita, e ciò avvenne da prima in quei luoghi in cui gli uomini da prima furono liberi da occupazioni pratiche, cioè erano gli schiavi. Per questo le arti matematiche si costituirono per la prima volta in Egitto, infatti là era concessa questa libertà alla casta dei sacerdoti. Poi, dunque siamo sempre al libro Alfa, 2, 982, 13, grosso modo. Ancora dice, reputiamo che in ciascuna scienza sia più sapiente chi possiede maggiore conoscenza delle cause e chi è più capace di insegnarle ad altri. Riteniamo anche che tra le scienze sia in maggior grado sapienza quella che è scelta per sé e al puro fine di sapere rispetto a quella che è scelta in vista di benefici che da essa derivano. E riteniamo che sia in maggior grado sapienza la scienza che è gerarchicamente sopraordinata rispetto a quella che è subordinata, eccetera. Di tale natura e di tal numero sono dunque le concezioni generalmente condivise intorno alla sapienza e intorno ai sapienti. Ora, il primo di questi caratteri, conoscere ogni cosa, deve necessariamente appartenere soprattutto a chi possiede la scienza dell'universale. Costui infatti sa sotto un certo rispetto tutte le cose, no? Particolari in quanto queste sono soggette all'universale. E le cose più universali sono appunto le più difficili da conoscere per gli uomini, sono infatti le più lontane dalle apprensioni sensibili, ovviamente. Qui continuo a insistere per dimostrare che è importante conoscere le cause. Ora, ecco, qui arriva la questione. Dice 982b5. Quella che più deve comandare sulle dipendenti, parla delle scienze, è la scienza che conosce il fine per cui viene fatta ogni cosa. E il fine in ogni cosa è il bene. E in generale, nella natura tutta, il fine è il sommo bene. E questa idea di porre il fine con il sommo bene ha un'importanza teoretica straordinaria. Il fine è l'infinito. Il fine, no? Tolgo di mezzo l'infinito, l'indeterminato, l'aperon, e impongo il fine. Quindi le cose sono finite, quindi, dirà Aristotele, tra poco sono conoscibili, altrimenti non sarebbero conoscibili. Ma per fare questo deve imporre la finitezza. E lui lo fa attraverso l'imposizione del fine, dicendo che il fine è il bene. Qui si tende. E perché il bene? È perché è ciò che consente di, consente, illude, di conoscere, perché espunge l'infinito, ciò che appunto impedisce la conoscenza totale, assoluta, certa, no? Che invece si presuppone avendo a che fare solo con il finito. Siamo sempre qui al punto 10, che poi essa, sempre la scienza, non tende a realizzare qualcosa, risulta chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che per primi hanno coltivato la filosofia. Infatti gli uomini hanno cominciato a filosofare ora, come in origine, a causa della meraviglia, e qui c'è la paroletta incriminata di Severino, il fauno,
mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori, per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della Luna e quelli del Sole e degli altri, e i problemi riguardanti la generazione dell'intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia, sempre Tao, no? Poi declinato qua secondo, di meraviglia, riconosce di non sapere, ed è per questo che anche colui che ama il mito è in certo qual modo filosofo. Il mito infatti è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall'ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. C'è solo al fine di sapere. Naturalmente questo lui lo dà come acquisito. Da che cosa trae la sua argomentazione? Dal fatto che quando le persone non sono più oberate da incombenze quotidiane, hanno quel momento di rilassatezza e possono pensare, oppure sono circondate da schiavi che fanno tutto, e allora lui può dedicarsi all'attività intellettuale, no? Non gli passa neanche per la mente, naturalmente, che il sapere abbia invece un suo fine ben preciso, che non è il fine che intende lui come il bene, ma è il fine di dominare le cose. Per questo gli umani vogliono, come dicevamo prima, vogliono conoscere gli enti per poterli dominare, controllare, se no non gliene importerebbe niente a nessuno di una cosa del genere. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra, ecco, quando già c'era pressoché tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all'agiatezza e al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza, quello che dicevo prima. Che andare al mare. È evidente dunque che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa. E anzi, è evidente. Cioè, è evidente da che cosa? Dal fatto che molti hanno fatto questo, che non hanno niente da fare e quindi si dedicano a quest'altro. Dove sta questa evidenza? Comunque, è evidente che, come diciamo, uomo libero, colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la filosofia diciamo, la diciamo libera, essa sola infatti è fine a se stessa. E che poi non è anche vero, perché non è fine a se stessa, ma è fine alla conoscenza, e cioè al raggiungimento del bene, quindi è comunque finalizzata. Capitolo terzo. È chiaro dunque che occorre acquistare la scienza delle cause prime. Infatti diciamo di conoscere una cosa quando riteniamo di conoscerne la causa prima. Ora, le cause vengono intese in quattro significati diversi, e qui fa l'elenco delle quattro cause. In un primo senso diciamo che causa è la sostanza e l'essenza. Infatti, il perché delle cose si riconduce in ultima analisi alla forma. Il primo perché è appunto una causa e un principio. Due, in un secondo senso diciamo che causa è la materia e il sostrato. In un terzo senso poi diciamo che causa è il principio del movimento. Quarto, in un quarto senso diciamo che è causa quella opposta a quest'ultimo, ossia lo scopo e il bene. Infatti questo è il fine della generazione e di ogni movimento, no? Quindi le quattro cause. Lui pone la prima, la forma, no? La forma è eidos, è l'idea, no? E la forma, cioè ciò che appare. Per il greco è questo, è il phanesta, è il fenomeno poi, no? Che appare in quella forma, quindi così com'è. La forma non è altro che così come la cosa si mostra. E poi la materia, no? Il sostrato. La materia mi parla ecco qua, vabbè, la sostanza di filosofia. Ecco la materia
si intende qui con mezzo. La materia è il sostrato, cioè ciò che non può stare senza la forma per Aristotele, e qui occorrerebbe fare una precisazione, Aristotele ci perderebbe moltissimo. La precisazione rispetto invece a Platone, no? Per Platone l'idea, la forma, infatti qui lui scrive forma, quando parla della forma di Platone, cioè la forma come idea assoluta, la mette con la F maiuscola. Invece la forma con la F minuscola è la forma come la intende Aristotele, cioè fatta di forma e materia. Platone coglie la materia, la considera una cosa da poco, e invece, come dire, considera la forma come l'unica cosa, no, degna di essere pensata, quindi distaccata da ogni sensibile, no? Da cui il famoso quadro, come diciamo uno, e l'altro invece la materia, come dire, ha un riguardo per il sensibile, per l'immanente. Quindi la materia, anche per Aristotele, non c'è senza la forma, perché questo ne parla anche nella Degenerazione e Corruzione, perché non posso vedere la materia se non in una forma qualunque, non c'è, no? E poi naturalmente c'è la causa efficiente. La causa efficiente è l'intenzione di fare qualcosa, e da ultimo la causa finale, quella che dà un senso a tutto e mostra il motivo per cui si fa tutto, cioè per il bene, perché senza la causa finale, cioè senza il motivo ultimo, il telos, tutte queste cose, secondo Aristotele, cessano, non ci sono. Il che in parte è vero, ma non per il motivo che pensa lui, no? Possiamo intendere a questo punto la materia, no, come significante. Significante che non c'è senza la forma, cioè senza significato, e quindi, no? E quindi la forma è l'unione, è il segno di Gesù, ecco, diciamola così, no? Poi c'è la causa efficiente, la mia intenzione di dire qualcosa, e infine c'è la causa finale, il motivo per cui dico, ed è questo, ed è il motivo per cui dico che dà un senso a tutto quanto, solo che il motivo per cui dico è ciò di cui parlava Nietzsche, è la volontà di potenza, è il dominio sulle cose, è il controllo sulle cose, è il controllo su ciò che dico, è il tentativo di ricucire quello squarcio che si apre parlando tra il dire e ciò che il mio dire dice, come ho detto mille volte. Ecco dunque le quattro cause di Aristotele, che sono rimaste famose naturalmente, e che mettono in primo piano la forma. La forma. La forma è così, è quello che si appare rispetto a una qualunque cosa, la sua forma, è la prima cosa che si vede. Ma naturalmente non c'è la forma senza la materia che la supporta, ok, ma non, no? E qui c'è la distanza tra lui e Platone. Allora, qui siamo al 5, capitolo 6, 987b. D'altra parte, Socrate si occupava di questioni etiche e non della natura nella sua totalità, ma nell'ambito di quella ricercava l'universale, avendo per primo fissato la sua attenzione sulle definizioni. Orbene, Platone accettò questa dottrina socratica, ma credette, a causa di quella convinzione che aveva accolto dagli Eraclitei, che le definizioni si riferissero ad altre realtà e non alla realtà sensibile. Infatti, egli riteneva impossibile che la definizione universale si riferisse a qualcuno degli oggetti sensibili, perché soggetti a continuo mutamento. Egli allora denominò queste altre realtà idee, lei maiuscola,
e affermò che i sensibili esistono accanto ad esse e che vengono tutti denominati in base ad esse. Infatti, per partecipazione alle forme, con la F maiuscola, esiste la pluralità delle cose sensibili che hanno lo stesso nome delle forme. E qui naturalmente insiste su un aspetto, ma qui occorrerebbe fare una considerazione che facciamo, tratta da, tocca fare più questo lavorato, dalle note di Giovanni Reale ha lavorato per decenni su Aristotele e quindi è andato a vedersi tutti i riferimenti, tutte le testimonianze, naturalmente tutti quelli che hanno parlato a qualunque titolo di Aristotele. Lo stesso lavoro ha fatto per Platone e per Plotino. Ma Aristotele ci dice qua, Reale, sì. Dunque, è la nota 15 che si riferisce a 986b, 10-18. L'interpretazione dell'eleatismo in funzione della etiologia aristotelica, etiologia con le cause. Si tratta ovviamente degli eleati che subito sotto verranno singolarmente nominati. Aristotele fatica moltissimo a sussumere gli eleati nello schema della sua etiologia. Precisamente ciò gli riesce solo per la seconda sezione del poema di Parmenide, quella riguardante la doxa, e perciò gli sfugge di mano in questa discussione ristretta alla dottrina delle cause proprio la parte più potente. Zenone qui non verrà preso in considerazione, mentre Xenofane e Melisso saranno dichiarati pensatori grossolani e così eliminati. Perché l'eleatismo non rientra nello schema dell'etiologia aristotelica? Cioè nella ricerca delle cause? La ragione è semplice. I naturalisti monisti ammettevano sì un unico principio, ma oltre al principio ammettevano anche la molteplicità delle cose e il movimento, di cui il principio è appunto ragione ultima. Invece gli eleati assorbono tutto nell'unità dell'essere, eleati, Zenone, Melisso, Parmenide, tutto nell'unità dell'essere che dichiarano immobile, in tal modo non resta più nulla da spiegare. E, anzi, l'essere uno eleatico, almeno come lo intende Aristotele, cessa addirittura di essere principio in senso vero e proprio, perché il principio è principio solo se c'è altra cosa o altre cose di cui esso è principio. Non pensa al fatto che qualcosa potrebbe essere principio di se stesso. No? Ci arriverà poi Gentile con l'autoptisi, no? Cioè con l'autoporsi, l'autodirsi. L'inadeguatezza storica dell'interpretazione aristotelica dell'eleatismo in funzione delle categorie etiologiche non ha bisogno di ulteriore commento dopo quanto si è detto nelle note precedenti. Si nota inoltre che la ragione del passaggio dai pitagorici agli eleati non ha un filo logico preciso. Forse Aristotele è passato dagli uni agli altri seguendo un criterio, diciamo così, geografico. Ma anche questa ragione è poco convincente. Da qualche altra parte dice sempre il Gentile, Aristotele spesso nelle critiche che fa agli altri suoi predecessori gioca sporco, nel senso che compie un'operazione che era già presente già prima di Aristotele, che è presente ancora oggi, no? Cioè fa dire ai suoi avversari cose che gli avversari non hanno dette, oppure dà un senso a ciò che dicono gli avversari, che è quello che serve a lui per poterli combattere più facilmente. È una cosa che si fa da Aristotele,
non si è mai smesso di fare. Ecco, qui precisa, no? Dunque la nota 4 dove c'è 987b48, dice sempre Leale, i termini idea e eidos e il loro significato. Tradurremmo per lo più idea, ideai, al plurale, con idea, idee. Invece eidos e eide con forma. Forme maiuscolo quando si tratta delle forme dei platonici, minuscolo quando si tratta invece della forma aristotelica, immanente alla materia. Ecco. Solo questo c'è, vabbè, qui magari dopo torniamo. Sono tantissimi, non è che non è che siano agili da manovrare. Allora torniamo alla metafisica. Siamo, dove siamo? 988b, siamo al capitolo 7, 988b, 8 più o meno. Quelli che pongono l'intelligenza o l'amicizia ammettono sì queste cause come bene, ma non parlano di esse come se fossero il fine per cui alcuni degli esseri sono e si producono, bensì come se da esse derivassero i movimenti. Cioè, questi tizi non hanno considerato il fine come lo vuole considerare lui, e cioè come la causa ultima delle cose, che quindi devono fermarsi sul fine. Infatti dopo, a breve, parlerà proprio di questo, della necessità che ci sia il fine. Andiamo avanti, siamo a, sempre al libro primo, Alfa, capitolo 9, 991a, 25. Dice in generale, mentre la sapienza ha come oggetto di ricerca la causa dei fenomeni, noi abbiamo trascurato proprio questo, infatti non diciamo nulla della causa da cui deriva il movimento. E credendo di esprimere la sostanza di essi, affermiamo l'esistenza di altre sostanze. Ma quando si tratta di spiegare il modo in cui queste ultime sono sostanze di quelle, parliamo a vuoto. Infatti l'espressione partecipare, come già abbiamo detto sopra, no, che era Platone che diceva partecipano, non significa nulla. E neppure a quella che vediamo essere causa nelle scienze, in vista della quale agisce ogni intelligenza e ogni natura, neppure a questa causa, che noi affermiamo essere uno dei quattro principi, no, le forme si riconnettono in alcun modo. Invece per i filosofi d'oggi, per Aristotele naturalmente, sono diventate filosofia le matematiche, anche se esse proclamano che bisogna occuparsi di esse solo in funzione di altre cose. Qui ancora insiste, no, come dicevamo, sul fatto che il fine deve essere il bene, e il fine è il raggiungimento, attraverso il pensiero naturalmente, della forma assoluta, che non è però quella di Platone, perché Platone ammette solo la forma assoluta, mentre Aristotele ammette la forma insieme con la materia, che naturalmente diventa forma assoluta quando non c'è materia, come per esempio in Dio. Ecco lì, no? Dio sarebbe la forma assoluta, cioè per Hegel lo spirito assoluto. Oh, qui andiamo in a Eraton. Eraton in greco vuol dire piccolo, minore, corto, eccetera, sarebbe alfa minuscolo, no? Mentre tutti i libri sono segnati da una lettera maiuscola, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eccetera,
questo che segue è soltanto questo, che segue alfa è chiamato alfa minuscolo. E dice, già, alfa era come? Era come, sì. Oh, no. Secondo. Il secondo libro in realtà. La ricerca della verità sotto un certo aspetto è difficile, mentre sotto un altro è facile, dice. No, la ricerca della verità quando è banalmente connessa con qualche cosa, con un sensibile, è facile. Non ci si può sbagliare, infatti cita qua qualcuno il proverbio, dice chi potrebbe sbagliare una porta, anche se uno può anche sbagliare una porta, ma non è questo. Però dice è difficile, no? È difficile raggiungere gli universali, perché occorre abbandonare l'immanente, no? E cominciare a pensare, cioè provare un qualche cosa che è comune a ogni altra cosa per porla come universale. E aggiunge, è giusto essere grati non solo a coloro di quali condividiamo le opinioni, ma anche a coloro che hanno espresso opinioni piuttosto superficiali. Anche costoro infatti hanno dato un certo contributo alla verità, in quanto hanno contribuito a formare il nostro abito speculativo. Dice, vabbè, insomma, anche loro sono stati bravi. Andiamo. Capitolo secondo. Dice che esista un principio primo e che le cause degli esseri non siano né una serie infinita nell'ambito di una stessa specie, né un numero infinito di specie è evidente. Adesso vediamo da dove arrivi questa evidenza. Per questo è il punto cruciale. E non a caso è l'inizio della metafisica, dove tutto comincia, no? E tutto comincia, guarda un po', con la necessità di porre il finito, cioè il fine. Dice, quindi dice, è evidente, in effetti per quanto riguarda la causa materiale, non è possibile derivare una cosa dall'altra procedendo all'infinito. Per esempio la carne dalla terra, vabbè queste sono le cose che pensavano loro, la terra dall'aria, l'aria dal fuoco, senza mai fermarsi. E neppure questo è possibile per quanto riguarda la causa motrice, no? La causa efficiente. Per esempio che l'uomo sia mosso dall'aria, questo dal sole, il sole dalla discordia, senza che ci sia un termine di questo processo. Sta dicendo che non è possibile pensare l'infinito perché questo impedisce la conoscenza. Se vogliamo conoscere dobbiamo fermarci, dobbiamo porre un limite. E il limite lui lo trova, è il bene. Il bene è il fine. Ma dice, e similmente non è possibile procedere all'infinito per ciò che concerne la causa finale, soprattutto. Non è possibile dire, per esempio, che la passeggiata è fatta al fine della salute, questa al fine della felicità, la felicità al fine di altro, e così dire che una cosa è fatta sempre al fine di un'altra. E lo stesso vale anche per la causa formale. Infatti, quando si tratta di termini intermedi che si trovano tra un ultimo e un primo, è necessario che il termine che è primo sia causa di quelli che adesso seguono. Dice, è necessario, perché è necessario? Questo non lo dice. Se infatti dovessimo rispondere alla domanda qual è la causa di tre termini in serie, noi risponderemmo che è il primo, perché la causa non è certamente l'ultimo termine, già che l'ultimo non è causa di nulla, ma non lo è neppure il termine intermedio, perché esso è causa di uno solo dei tre termini, eccetera. Ma se c'è un principio risalendo nella serie delle cause, non è possibile procedere all'infinito, neppure discendendo nella serie delle cause. Cioè, è come ci sta dicendo che se non poniamo un fine alla catena, allora non troviamo neanche il primo. Cioè, quindi non abbiamo la causa, quindi non abbiamo conoscenza. E non è che spieghi un granché, in effetti, questa cosa. Lui se la cava spesso dicendo che è evidente, no? Segue necessariamente che, ma no, non è vero.
di una serie di numeri, non è che il primo è causa degli altri. Mentre per lui sì, ma a lui serve per dire che il fine deve essere uno. Non possono esserci più fini. Il bene è uno. Ciò a cui tutto tende deve essere uno. Solo così lo controllo. Se ho un milione di fini, mi si scompiglia tutto. Se non controllo più niente. Mentre è necessario che il fine, cioè il bene, sia uno, e naturalmente questo accostamento tra il fine e il bene gli è utilissimo, perché risponde alla domanda, sì, ma perché dovrei raggiungere quel fine? Perché il bene, cioè ciò che, come ho detto dall'inizio, tutti cercano, no? Il sapere fine a se stesso, poi sarebbe questo il bene, no? Dio che pensa a se stesso è il bene assoluto, lo spirito assoluto di Diego, no? O l'autocrisi di Gentile, anche senza chiamare in causa Dio, ma che poi Dio qui è sempre naturalmente inteso alla greca, non è il nostro Dio con il triangolino sulla destra. Però, dicevo, ponendo il fine come il bene, e qui è come se chiudesse ogni possibilità di ribattere, no? Tutti quanti cercano il bene. Chi potrebbe obiettare a una cosa del genere? E già, ma qual è il tuo? È uguale al mio? Sì, il bene è la mia ragione. E sì, il bene per ciascuno naturalmente è la soddisfazione della volontà di potenza. Va bene, no? Sì. E questo per cui in effetti non ha neanche tutti i torti, solo che il bene di cui parla lui non ha nulla a che fare con ciò che effettivamente lui intende con causa efficiente, cioè con ciò che muove. Ma gli umani sono mossi dalla volontà di potenza e il fine che vogliono raggiungere è il potere, la potenza, il superpotenziamento, direbbe Nietzsche. E ancora qua ci dice, perché ho segnato qui? Non si sa. Ah, ecco. Dice, inoltre lo scopo è un fine. No? Sì. Ah, sì, scusi. Ah, sì. E il fine è ciò che non è in vista di altro, ma è ciò in vista di cui tutte le altre cose sono. Sicché, se esiste un termine ultimo di questo genere, non ci può essere un processo all'infinito. È questo che lui vuole negare. Cioè, qui, anche se non lo cita, ma ce l'ha con Zenone, ovviamente, con gli altri in particolare. No? Cioè, ci deve esserci il fine, a tutti i costi. Se invece non c'è un termine ultimo di questo tipo, non ci può essere causa finale, ovviamente. Ma coloro che pongono il processo all'infinito non si accorgono di sopprimere la realtà del bene. Ecco, questo è il suo argomento. Cioè questo che sorregge tutto quanto. Pensateci un istante, tutto il pensiero occidentale è retto su questo. Questa è altra cosa, naturalmente, ma buona parte su questo. E cioè, coloro, lo rileggo perché è importante questo. Se volete ve la posso leggere anche in greco, ma non credo che... No, non vuole dire. Coloro che pongono il processo all'infinito non si accorgono di sopprimere la realtà del bene, che lui ha già dato come ipostasi, no? Come certezza assoluta. Ipostasi, ipostasi, no? Stare sotto. E poi ipotesi, ipokemonon, significano tutte la stessa cosa. Tuttavia, nessuno incomincerebbe a far nulla se non dovesse pervenire ad un termine. No? Qui ha cercato di aggiustare il tiro. E neppure ci sarebbe intelligenza nelle azioni che non hanno un fine,
Chi ha intelligenza, infatti, opera sempre in funzione di un fine, e questo è un termine, perché il fine è appunto un termine. No, sto cercando di dare delle motivazioni a questa frase che ha detto prima, cioè che se si attiene all'infinito si esclude la realtà del bene. Dice, sì, però quando ciascuno fa qualche cosa vuole che questo qualcosa giunga a un termine. Sì, anche, certo, ma non necessariamente. Quando qualcuno si innamora di qualcun altro, non è che lo fa perché questo innamoramento giunga al termine. Per dirne una, ma si potrebbero moltiplicare gli esempi, no? L'esempio più banale, più triviale. Ma dice neppure la definizione dell'essenza si può ricondurre all'infinito, ad un'altra definizione sempre più ampia nell'enunciazione. Infatti, la definizione prossima è sempre definizione a titolo maggiore, mentre non lo è l'ultima. E quando in una serie di definizioni la prima non è definizione dell'essenza, non lo sarà neppure la successiva. No, l'essenza è quella che coglie che cosa veramente è la cosa. Inoltre, coloro che parlano in questo modo distruggono il sapere, infatti. Non si può possedere il sapere prima di aver raggiunto ciò che non è più divisibile. Perché il sapere dell'indivisibilità non è a sua volta un sapere? No, cosa facciamo? Cancelliamo tutta la matematica dell'indivisibilità. Qui infatti non è come nel caso della linea. È vero che il processo di divisione della linea non si arresta, no? Qui ha difficoltà a contrastare il genoma. Ma il pensiero non può pensare la linea senza fermarsi nel processo di divisione. Sì, certo, per poterlo pensare devo fermarlo, è vero. Ma perché devo fermarlo? Perché se no di per sé non si ferma. Se no non ci sarebbe la necessità di fermarlo. Perché dovrei avere la necessità di fermare qualcosa che è già fermo? È già fermo. Quindi non potrà mai contare le divisioni della linea colui che procede all'infinito nel processo di divisione. Certo, l'infinito potenziale, non l'infinito cattivo, l'infinito potenziale. Ecco. Sì, certo, non le posso contare. E allora? Ma ne posso parlare, posso porlo addirittura come una unità, come ha fatto essere il posto, diciamo. Sto diventando vecchio. Canto. Ah, è arrivato. Ci va un po', ma no, quel transfinito. Sì, lui non è che andava molto bene. Anche lui non andava molto bene a un certo punto. Chi è? Canto. Ma Canto è dottor Di Matto, non è appunto. Ma cosa sta cercando di dirmi con questo? E se tengo spazio per qualunque cosa. E la linea, proseguo, nel suo insieme deve pensarla qualcosa in noi che non si muova da una parte ad un'altra. Cioè, per pensare alla linea devo pensare, come dire, dei punti fermi, che tra l'altro è quello che diceva Zenone rispetto alla freccia, no? All'aporia del movimento. Per poter pensare il movimento della freccia sono costretto a pensare dei punti fermi, perché ogni volta la freccia si trova a occupare uno spazio, e questo spazio è quello. D'altra parte, se fossero infinite per numero le specie delle cause, vabbè, questo non ci interessa. Subito dopo, dice il capitolo terzo, non è interessante. Ecco qui, alla fine dell'alfa elaton,
Dice, non bisogna poi esigere in ogni cosa il rigore matematico, ma solo in quelle cose che non hanno materia. Qui è interessante perché dice, per questo, il metodo della matematica non si adatta alla fisica. Eccoti, sistemato. No, dice, questa è la sua argomentazione. Infatti, tutta quanta la natura, senza dubbio è sempre per 2500 anni fa, no, dov'è? Senza dubbio ha materia, perciò bisogna prima esaminare che cos'è la natura, e in questo modo risulterà chiaro quale sia l'oggetto della fisica. Non ha neanche tutti i torti, e risulterà chiaro anche se appartenga ad una sola scienza o a molte l'esame delle cause dei principi. No? Come ti sta dicendo, prima di applicare la matematica alla fisica dobbiamo sapere che cos'è un corpo fisico. E solo allora possiamo sapere se l'applicare la matematica a questo corpo ha un senso oppure no. E dice perché il corpo fisico non è come la matematica, che è fatto di cose immobili, per così dire, no? Si muove, cambia continuamente, e quindi come, questa è una cosa che potrebbe avere pensato, come posso applicare una cosa che è immobile a ciò che si muove, come la misura, e torniamo alla questione della misurabilità, no? La misurabilità dell'illimitato, dell'aperon, eccetera. Il libro successivo, il libro Beta, esamina le aporie, cioè le difficoltà che si incontrano intorno alle cause. Ma merita quindi soffermarsi, ma c'è ancora una cosa. Ci vorrebbe qua qualcuno vicino, ci fa. Dunque, Paolo, si è messo come un concerto, quello che dire girare fa il leggero. Sì. Io ho un tempo che metta. No, questa è la consapevolezza di impotenza. Chissà perché si neanche so, magari anche dall'altra parte qualcuno. Ah, ecco, c'era soltanto questa righetta qua che però ho ritenuto importante. Allora, riferito al, no, al punto 994B23-26. Infatti riprende la questione della linea. Dice, per pensare la linea dobbiamo fermarci nel processo di divisione. No? E chiede, no? Anche se questo lo dice quello di prima. E dobbiamo coglierla nel suo insieme con il nostro intelletto, il quale, proprio per poterla cogliere nel suo insieme, non si deve muovere da una parte all'altra di essa, ma deve fermarlo. No? Questo, tutto questo, questa argomentazione di Aristotele, che intanto tira anche a forza dalla sua parte, serve a dimostrare la necessità del fine per giustificare quella sua frase eccessivamente forte, forse se ne è accorto, ma no, che se non si ammette la necessità del fine, cioè se non si ammette il fine, allora non si ammette neanche la realtà del bene. E allora per poter ammettere la realtà del bene occorre togliere la infinita divisibilità della linea. La linea non può essere divisibile all'infinito, se no non potrei pensarla. Ma già Zenone aveva risolto il problema, cioè non è che non la posso pensare, la penso naturalmente, ma pensandola in la infinita divisibilità, e lo penso come un tutto, naturalmente. Ci
Certo, non posso pensare l'infinito, cioè pensare tutti i numeri infiniti, questi non li posso pensare, certo. Però se ho buona volontà posso mettermi a contare e 1 e 2 e 3. Sì, io sia singola, e poi passare il testimone ai figli, ai nipoti, a... andare avanti, all'infinito, questo è l'infinito. Quindi dunque la necessità di stabilire il telos, il confine, per garantire l'esistenza del bene. Ma qui il processo è rovesciato, cioè il bene è la fine, è il finito, è questo che è il bene, perché senza il finito non possiamo, dice lui, non possiamo conoscere, quindi non possiamo dominare. A questo serve il bene. In definitiva ci sta dicendo questo, il bene serve a dominare. No? Di più o meno. Stavo pensando. Sì. Che il fine, cioè finalizzare. Sì. È in qualche modo la consapevolezza di ciò che si sta facendo, come sembra quasi la domanda di Aristotele. No? Uh-huh. Cioè quello che stiamo facendo. Dove porta? Perché? A che scopo? Come se senza il fine le cose non avessero un senso, una direzione. E certo, e quindi non le posso dominare, gestire. Non so cosa sto facendo, quindi è tutto mi può, diciamo, sfuggire. Esattamente, questa è la cosa che più lo spaventava. Infatti. Va bene, allora proseguiamo. Mercoledì prossimo con le aporie. E le